uomo d'arte. Dante Ferretti ha mostrato la sua naturale propensione per la creatività anche all'interno delle pareti domestiche. Bozzetti di scenografie disegnate da lui sono stati incorniciati dallo stesso premio Oscar ed esposti come fossero quadri di pittori affermati. Siamo arrivati a casa del grande scenografo Dante Ferretti, casa a Roma. Il premio Oscar Dante Ferretti ha scelto per questa abitazione un luogo strategico nella capitale, un posto con affaccio sui più importanti monumenti della città. Al suo interno, eleganza, sobrietà, anche nell'impianto strutturale. Cercavamo una casa proprio nel centro di Roma, ci è capitata questa casa che aveva una storia molto importante, perché era la casa dove abitava Bernard, che è stato un grande analista. E poi ho scoperto, per caso, che questa casa era frequentata quasi da 30 anni, 20 anni, 30 anni, da Fellini, perché Bernard era l'analista di Fellini. Qui abbiamo buttato giù tutte le pareti, infatti non ci sono porte, non c'è niente, a parte quella del bagno. Ho lasciato in quell'angolo, ci ho messo un lettino, ma è uno spazio che è riservato alla memoria. Uno stile essenziale quello della casa di Dante Ferretti. Insomma è un po' anche un distaccarsi da tutto quello che c'è, gli orpelli, gli arredi, le collettende, tutto quello che è sempre in eccesso. Ricordi di Setti in questa casa che fanno da opere d'arte? C'è un quadro di là che sembra Jasper Johns, invece è un pezzo di cosa? Un pezzo di, come si chiama, di staccionata che stava sul coso, che stava sul Gangs of New York. Infatti tutti quanti arrivano, ah che bello Jasper Johns, dico no guarda, so che c'è niente a che fare, è un pezzo fatto a Cinecittà che stava fuori in un cortile. Ci sono due cavalli, la testa di un cavallo lì, e solamente la testa, un cavallo lì all'ingresso. Usando il negativo di una struttura scenografica e la sua creatività, Dante Ferretti è riuscito a creare delle imponenti opere d'arte da pezzi che avevano ormai finito il loro percorso di vita. Qualcuno ha detto, ah ma che sono dei ceroli, dico no, non sono dei ceroli, sono delle strutture. Un grosso intuito per l'arte ha facilitato Ferretti ad arredare casa sua come fosse uno degli importanti set che allestisce per i più grandi registi del mondo. Siamo arrivati nello studio di Dante Ferretti qui a Cinecittà. Ecco la cabina di comando dello scenografo che rappresenta l'Italia nel mondo. Quasi tutti i miei film li ho fatti qua, poi quelli di Fellini soprattutto, ne ho fatti sei qua, ma non solo quelli, ho fatto Il nome della rosa, ho fatto Il barone di Munchausen, più il film di Petri, Ferreri, Cavani, insomma, Scola, ho fatto tanto cinema italiano, di quel bellissimo cinema italiano e abbiamo girato tantissimo nei teatri di posa qui a Cinecittà. Quanti film ha fatto Dante Ferretti? Ah, bella domanda, non me lo ricordo. Comunque credo parecchi. Diciamo... Averne perso il conto è già buon segno. No, ma non è un segno di senilità. Cerchiamo un mito. No, diciamo che ne ho fatti veramente, non so, forse 60, 70. Cos'è l'arte per Dante Ferretti? Bella domanda. È un'emozione.
è trovare la chiave per raccontare qualche cosa.